Adesso poi abbiamo un po' di cose da dire. Ho visto Mauro Coruzzi particolarmente emozionato, colpito e coinvolto da questa canzone. Intanto bentornato, è un po' che non ci si vede, caro sì. mio. Ciao Mauro. Ciao. Amici da molti anni, 1972, canzone strepitosa. Un legame per me indissolubile, quello che poi caratterizzò un periodo della storia di Pooh. Quando arriva Patti Pravo nella vita di Riccardo Fogli. Santa Nicoletta Strambelli da Venezia. Santa Nicoletta Strambelli da Venezia. Santa io la vi gloria finché su questa terra ancora prossima. Arrivato io. Poi tutto quello che è successo allora poca importanza ha. È importante che, diciamo, vi siate riconciliati, visto che c'è una bellissima esibizione che hanno fatto i Pooh insieme a Nicoletta, cantando sì. proprio Noi due nel mondo dell'anima, qualche anno fa in televisione. Bravo. Questo bravo. Per dire ma che tutti i dissapori o magari i momenti poco... Ma qua, nessun dissapore, io adoro Nicoletta. Noi no, figuriamo. Come allora... pure se vuoi, Red. Senti, questa canzone è un po' un inno all'amore, no? Che è una forza straordinaria, che ti ha aiutato anche nei momenti più difficili. Beh, l'amore... è il motore del mondo, secondo me. Non sarebbero nate tante canzoni se non ci fosse stato l'amore, ma tante altre battaglie non sarebbero state vinte grazie all'amore, anche quando non si sta bene. L'amore è molto importante, no? L'amore noi siamo abituati a misurarlo per la durata, nella lunghezza, mai in altezza. Invece l'amore è importante. Che tipo di amore viviamo? Con Stefano ho scritto una canzone che dice una frase bellissima: ogni giorno, se c'è amore, ogni giorno è già per sempre. Cioè ogni giorno può essere per sempre, no? Senti Red, hai detto l'amore non si misura solo in lunghezza, ma bisogna misurarlo anche in altezza, cioè l'intensità, l'intensità di quello che dà. La forza però, che, di un amore. La no? forza. Però quello con Bea tuo è sia lungo sia alto, cioè, c'ha un volume impressionante. Ogni tanto succede che incontri la persona della tua vita e quindi con Bea abbiamo festeggiato proprio pochi giorni fa i nostri 30 anni. 30 anni! Allora Red ci ha regalato... un pezzettino proprio alla sera. Guarda, questo mi ha particolarmente fatto piacere, perché la sera in cui sono andati giustamente a festeggiare, no, i 30 anni della loro unione, del loro amore, ci ha mandato questo video, poco prima di iniziare la cena. Eccolo qua. Cuore, che non possiamo dire qual è, a festeggiare il nostro 30° anniversario di vita insieme. Auguri. Auguri tesoro. E io non posso che ringraziarla, questa donna che mi ha indicato sempre il luogo dove appoggiare il mio cuore, vicino al suo.
Ma questa è già la canzone, eh? È già il testo di una canzone. Senti, Ed, mi ha colpito, e tu che sei un uomo di sentimenti, che li sa riconoscere e raccontare, e coglierne subito la forza, perché qualche volta uno può dare un po' per scontato, non capire l'importanza della persona che hai accanto, non è il caso tuo. Poi però hai fatto questo musical incredibile, che invece racconta di Casanova, cioè di uno che sembra, visto da fuori, invece l'amore, diciamo, viverlo poco. Ma il mio Casanova è diverso. È diverso nel senso che nel romanzo di Matteo Strucul Casanova si innamora perdutamente, dopo essere stato il libertino impenitente che tutti conosciamo, si innamora follemente di Francesca Rizzo, una giovane 19enne di una famiglia nobile veneziana, e per lei finisce ai piombi, scappa di prigione, fa di tutto e alla fine trionfa l'amore, anche perché nella vita di Casanova finiva così, come bibliotecario in un paese dell'est, nella tristezza più molesta. Invece nel mio finale arriva a Venezia come Iocci de Venezia, quindi la spia buona che ha salvato da un intrigo Venezia, un intrigo ordito dall'impero austriaco, e quindi ritorna come un eroe, ed è una grande festa, è un grande giorno per questa città, è ritornato tra noi, cantano i ragazzi. Guarda, è un musical di altissimo livello che adesso partirà a Bolzano, partirà in pre-show, giusto? Sì. No, non a Bolzano, ma a Legnago. A Legnago facciamo le prove da domani e poi a Bolzano, che dove e poi ci sarà Bolzano tutto. Il giorno del mio compleanno. Ah, bravo, perfetto, allora. Vediamo un pezzettino di questo musical di altissimo livello, ripeto, Casanova. Vediamo. Perderti, abbandonarti e poi sentire che la notte è un brivido, un folle vivere oltre i limiti, una perenne sfida tra il battito dei sogni e il buio che non sia mai. Sarà luce ancora in questa strabiliante vita mia. Allora, la prima volta che andate in scena è stato in un momento molto particolare per te, e anche difficile, no? Nel senso che sei stato ricoverato. Sì, l'hanno messo in scena praticamente i miei familiari, mia moglie e i miei figli, che grazie a Dio fanno questo di mestiere, e quindi avevamo fatto le prove bene a luglio e a gennaio sono riusciti a metterlo in scena mentre io ero in ospedale. E ogni sera mandavo un messaggino vocale, sì, per salutare e ringraziare il pubblico. E adesso spero proprio quest'anno di ripartire adesso con loro ed esserci ogni sera, perché È una macchina enorme da gestire, sono 50 persone, hai capito, tra artisti e tecnici e operatori. Ci sono 120 costumi sul palco fatti dal grandissimo Stefano Nicolao, e poi la copertina fatta da Milo Manara, sì, e poi gli arrangiamenti li ha fatti, sì, mio figlio, gli arrangiamenti per orchestra, e Chiara, mia figlia, invece è assistente alla regia, ha curato tutte le voci. E poi abbiamo un Casanova, Gianmarco Schiaretti, che in questo momento è forse l'attore più richiesto al mondo nei musical. Ha appena finito in America Notre Dame de Paris in francese, sta recitando in tedesco a Colonia in Moulin Rouge, e adesso arriva qua, chiaramente, a recitare fatta, in italiano, a cavarrarvelo. Allora, Legnago, Bolzano, Milano, Venezia, Roma. Inizia così il grande tour del Casanova di Red Calcian. Grazie. Grazie. Grazie Marco. Ciao, grazie. Grazie davvero. Grazie. Ciao. Ciao Mauro. A proposito di forza della...